noi abbiamo una crescita media ogni anno 10-15% di nuovi malati per quanto riguarda le malattie mentali. La risposta, mi sta chiedendo, non può essere quella di attrezzare delle strutture pubbliche che siano in grado di rispondere a questi bisogni e soprattutto di cercare di far sì che queste strutture siano capaci di cogliere questa emergenza, perché, ripeto, si tratta di un'emergenza, non si tratta soltanto di un problema grave. Noi volontari mettiamo tutte le nostre capacità, le nostre forze, io continuo a fare messaggi per dire che siamo una struttura del tutto gratuita, che le persone possono venire da noi in modo gratuito sapendo che saranno trattate benissimo. Noi da questo punto di vista facciamo il nostro lavoro. Deve esserci una sinergia pubblico-privato, in questo caso volontariato, perché altrimenti da questa situazione. Io sono convinto che anche questi allarmismi rispetto al baby gang, alle sofferenze che vengono espresse rispetto a questo problema, sono anche questo un pochino artefatte. Noi con questi ragazzi, con questi ragazzi che hanno questa esuberanza, diciamo così, dobbiamo trattare e parlare, perché non si può semplicemente definirli dei delinquenti e consegnargli alla forza pubblica. Noi abbiamo il dovere, io sono disponibile ad andare a parlare con loro in qualsiasi momento per spiegare esattamente come stanno le cose e come devono comportarsi. Quindi, per quanto riguarda la sicurezza, secondo me la sicurezza è anche questa, è legata alla presenza di persone che si facciano carico di questi. Allora, la salute mentale dei giovani è centrale per l'azione amministrativa, l'abbiamo dimostrato in tantissime occasioni, c'è un'attenzione particolare. Concretamente siamo usciti qualche giorno fa con una determina che va a dare attuazione a un'azione prevista dal piano sociale distrettuale che prevede con il finanziamento di progetti di supporto, quindi consulenze gratuite per relative al benessere psicologico di questi ragazzi dai 14 ai 24 anni.